traversa all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Animal Mania ritorna quest'oggi con Giacinto De Santis, tecnico del Fondi, ospite dei nostri studi. Grazie Giacinto per aver accolto il nostro invito. Già in postazione Matteo Aldamonte, che ci fornirà un po' di dettagli importanti, soprattutto in previsione della splendida avventura azzurra alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, Italia, rappresentata con il beach handball. Apriremo una parentesi importante, come è giusto che sia, perché è un po' l'evento, no, per tutto il movimento, la rappresentativa azzurra, che parte anche con i favori del pronostico nell'avventura olimpica. Sì, è un bel gruppo che sta lavorando insieme da un po' di tempo, ci ha regalato già delle soddisfazioni e speriamo che in questa trasferta oltreoceano ci regali altre soddisfazioni. Soddisfazioni in verità stanno regalando molte squadre, molte protagoniste, anche non attesi alla vigilia. Campionato maschile di A1 che con la nuova formula a 14 squadre sta regalando sorprese, soddisfazioni e anche qualche delusione. Vediamo il primo servizio e poi ne parleremo con Giacinto De Santis. In una sola parola, divertente, è l'aggettivo che più calza sulla Serie A1 maschile di quest'anno, o almeno così è dopo 4 giornate in cui è successo praticamente di tutto. Nessuna squadra a 0 punti e nessuna a punteggio pieno, tutte dalla prima alla 14esima posizione raccolte in 5 punti. Il quarto turno giocato nel fine settimana ha regalato su tutti 2 pareggi da batticuore, entrambi giunti a tempo scaduto e con 2 eroi di giornata, Dejan Turković e Tommaso Pesci, il primo abituato alle imprese disperate, a lui il Bolzano affida il tiro franco a tempo scaduto con cui il centrale azzurro salva gli altoatesini dalla sconfitta per mano di un Gaeta stupefacente, 26-26 al Palagesteiner, storia analoga alla Palaestra di Siena dove l'Ego, padrona di casa, ciuffa il Pressano sul 30-30 con una prodezza firmata Pesci, classe 99, già miglior marcatore italiano del campionato con 30 gol in 4 partite. Continua il momento no della Junior Fasano, ai campioni d'Italia non basta il rientro di Fovio tra i pali per evitare la terza sconfitta consecutiva, stavolta il fatale il Palattacca dove il Cassano Magnaco, trascinato invece da un Alessio Moretti rigenerato dal ritorno a casa, 9 gol per lui, vince 26-23 e arriva col vento in poppa al Match of the Week del prossimo fine settimana in casa di Cologne, in diretta TV su Sport Italia. Umore diverso per gli uomini allenati da Cocuzza che cadono invece in casa della Banca Popolare di Fondi, per i laziali il 31-24 casalingo è anche e soprattutto il primo successo in stagione, centrato, gestendo la partita e con la consapevolezza di aver trovato in Riccardo Crosara, giovane portiere prelevato in estate dal Malo, un'arma in più su cui puntare nel prosieguo di stagione. Sale a 3 la serie di vittorie consecutive di Trieste che alla Palachiarbola costringe allo stop il Bologna, 30-27 nel segno del duo Radojković-Lekovic, 8 reti per parte. E per i giuliani all'orizzonte c'è una trasferta da brividi in casa di Gaeta, senza dubbio una delle squadre più in forma di questo inizio di stagione. Cosa succede Giacinto? Impazzimento generale, equilibrio eccessivo, sorprese, normalità, insomma facciamo abbastanza fatica a inquadrare questo avvio di campionato. Beh, era da aspettarselo, e dopo tanti anni ritorna il girone unico, tutte le squadre si sono rinforzate dalla prima all'ultima. Poi il primo mese con la variazione delle preparazioni fisiche, squadre che hanno cominciato più tardi, chi prima, chi dopo, quindi c'è stato un inizio di campionato un po' matto, credo che però già dopo la sosta delle nazionali non sarà la regola, ci saranno squadre più forti che andranno su e poi ci sarà bagarre per le altre posizioni. Quindi a tuo avviso la classifica, quella di oggi, non esprime fino in fondo i valori reali di questo campionato? Faccio ad esempio Fasano che è attardato, Cassano che in vetta, insomma non saranno
insomma, non manterranno questo cliché fino alla fine. No, Cassano è una bellissima realtà, mi piace come interpretano la palla a mano, hanno un bel gioco, hanno affrontato squadre di livello e hanno vinto con pieno merito, per cui non è una sorpresa, probabilmente è una sorpresa perché non si è qualificata nella 1, però sta dimostrando di essere lì con pieno merito. Fasano e Pressano credo sono lì di passaggio, ecco, non sono squadre di uno spessore totalmente diverso da quella posizione, per cui c'è da aspettarsi che nel futuro saranno molto più su. Molti protagonisti anche tra i giovani che si stanno mettendo in particolare luce in questo avvio di stagione, ne parleremo, ma cosa sta succedendo invece a Fasano, Matteo? Beh, sicuramente la situazione non è semplice, qualcosa è da rivedere, lo ha detto Francesco Ancona nel post partita dopo la gara contro il Cassano Magnago, perché lì è rientrato Fovio dopo due assenze consecutive, ma è arrivata comunque una sconfitta su un campo difficile di una delle squadre più in forma del campionato. Ascoltiamo quelle che sono le interviste del post partita con Kolec, allenatore del Cassano Magnago, e proprio Francesco Ancona. Ma ti devo dire che secondo me oggi non abbiamo giocato una partita al nostro livello, cioè eravamo molto contratti nei primi 20 minuti, ma anche nel secondo tempo non osavamo tanto, e secondo me questo non va bene, ma alla fine col carattere ce la siamo cavata e alla fine abbiamo portato secondo me meritatamente a casa il risultato. Puntiamo già lo sguardo avanti, come la vedi la partita di domenica prossima? Beh, è una partita fondamentale, sicuramente in un campo caldissimo dove il Cologna sta disputando bene le partite fino adesso, sta giocando bene, adesso ha perso mi sa ieri, ma comunque è una squadra che ha comprato 3 giocatori nuovi con tutti i giocatori che giocano già da qualche anno, quindi credo che sarà una partita veramente all'ultimo sangue, come si direbbe, no? Mi aspettavo un inizio difficile, è una squadra nuova, è ovvio che bisogna capire bene tutti i nuovi innesti, come sistemarli. Al momento probabilmente anch'io ho sbagliato qualcosa e al momento mi assumo la responsabilità, come è giusto che sia, di questa situazione, che sicuramente non piace né alla società né ai nostri tifosi. Sinceramente ne prendo atto e lunedì ne parleremo con la società e vedremo un po' cosa bisognerà fare. Sicuramente alla base c'è da lavorare tantissimo. Momento difficile, probabilmente inatteso, insomma, Fasano che fa così tanta fatica è una novità assoluta, sì, anche per Ancona. Sì, è una novità, ma hanno costruito una buona squadra, per cui penso che ne verranno fuori, sperando non dalla prossima partita che incontreranno noi, anche se dopo la sosta nelle nazionali Fasano sicuramente ne verrà fuori in un modo o nell'altro. Chiaramente, insomma, ti aspetti che questa crisetta possa prolungarsi, sì, anche no? Loro hanno cambiato molto, hanno cambiato diversi uomini, è andato via Maione che era uno dei punti cardine della squadra, è andato via Leal che era il centrale di quella squadra, il cervello di quella squadra, per cui c'è tempo per rimettersi in carreggiata ed arrivare nelle posizioni che contano. Il tuo Fondi, mentre possiamo vedere anche un po' di immagini, avete raccolto un importante successo, avete rotto il ghiaccio, fondamentale farlo, e ora bisogna proseguire su questa striscia, no? Sì, ci è voluta la quarta partita per rompere il ghiaccio, siamo andati vicinissimo alla prima a Siena, dove siamo stati raggiunti sull'ultimo secondo da un bel gol di Borgianni. Specialista pareggio, Siena in recuperi in extremis. Sì, sì, sì. Sì. E poi abbiamo perso una partita di 1, probabilmente non meritando, però il Cingoli ha fatto una grande partita a Fondi, noi abbiamo condotto tutta la gara, loro sono stati agganciati sempre, negli ultimi minuti ci hanno superato, e con grande grinta e determinazione, quindi ho fatto i complimenti al loro allenatore per la gara che hanno fatto. A Pressano abbiamo pagato un pochino la stanchezza, siamo rimasti in partita per tre quarti di gara, 20-19 al 45esimo, 46esimo, per cui poi un po' di stanchezza, un'esclusione per De Torre per 3-2 minuti, siamo rimasti in pochi, lo straniero non era ancora in condizione, per cui e poi era sempre Pressano, quindi non e sabato eravamo tutti al completo e penso che si sia vista questa
una buona partita giocata a buon ritmo e nel finale abbiamo aumentato l'intensità difensiva e abbiamo potuto scavare il gap, il solco per gestire nel finale il vantaggio. Con la regola di questo avvio di stagione, Matteo, mentre possiamo vedere anche i risultati, poi do a te la parola, è proprio quella, insomma, non sentirsi sconfitti già in partenza, no, come ad esempio poteva capitare in passato, e mai abbassare la guardia anche contro avversari che sulla carta possono sembrare, insomma, di secondo piano. No, no? Certo, no, no, no. E questo Siena lo ha dimostrato, Cingoli ha dimostrato, ma anche altre squadre che vincevano nei primi minuti si sono trovati poi a inseguire alla fine o a perdere la partita. Il Gaeta vinceva a Bolzano 6-0 nei primi 7 minuti e ha rischiato di vincere la partita e Bolzano è rientrato, insomma è un bel campionato. Prossimo turno, vediamo già in sovraimpressione. Matteo, cosa dobbiamo attenderci? Sì, vediamolo nuovamente con l'aiuto della grafica affiancato da quella che è la classifica attuale, perché c'è sicuramente una partita interessante, quella tra Gaeta e Trieste, che sono due delle squadre maggiormente in forma in questo momento. Trieste arriva da tre vittorie consecutive, il Gaeta invece è andato a prendere punti proprio in casa del Bolzano, poi Pressano Cingoli, Conversano riceve la visita del Siena, Merano contro Bolzano, Bologna invece che va a caccia del riscatto contro Bressanone, poi c'è il match of the week, quello tra Metelli Colonia e Cassano Magnago, oltre alla trasferta già citata da coach De Santis del Fundi in casa del Fasano. Ecco, prima di archiviare il discorso sul campionato di A1 maschile, ancora due annotazioni. Conversano, che dopo il passo falso di Bressanone mi pare abbia trovato una stabilità di rendimento, e Trieste, che facciamo fatica a definire una sorpresa di questo avvio di stagione per blasone, per storia, per tradizione, ma di fatto lo è perché ha avuto talmente tante traversie all'inizio della stagione, sembrava addirittura in procinto di non partecipare al campionato, invece si sta scoprendo protagonista. Non è solo blasone Trieste, è una bella realtà. Bella realtà, lavorano molto bene, hanno inserito nel roster giocatori di qualità e questo si vede. Conversano, io non direi mezzo passo falso a Bressanone, perché stiamo parlando di una realtà, quella di Bressanone, dove è difficile fare punti, un campo caldo, a prescindere dalla latitudine, l'anno scorso è una squadra, una società di rispetto, insomma, per cui un pareggio, insomma, non è un passo falso, è un punto che ci può stare, non è un punto perso, ecco. Non è un punto perso come potrebbe essere quello di Bolzano in casa con il Gaeta, ovvio. Novità di giornata, Matteo. Una chicca, livello più alto e la possibilità, grazie a Diretta Handball, di seguire in diretta tutte le partite ci hanno permesso di offrirvi la top 5 goals del campionato italiano della quarta giornata. Vediamola con la clip e partiamo dalla posizione numero 5. Jan Radojkovic, centrale del Trieste, da casa sua. In appoggio sotto passivo, in doppio appoggio, rivediamo anche nel replay la conclusione. Ben più distante dalla linea dei 9 metri, sorprende il portiere del Bologna. Una volante invece per Amato, servito da Lombardi, giocatore del Gaeta. Questo nella sfida del pareggio, nello spettacolare pareggio tra Bolzano e Gaeta. Questo è il gol di Dejan Turković su tiro franco. Dejan, che è uno specialista di queste conclusioni, ce l'aveva già mostrato con la maglia della nazionale italiana contro il Lussemburgo e contro l'Ucraina. Questa è la festa di Bolzano per il pareggio. Eroe dell'ultimo secondo anche Pesci. Tommaso Pesci, classe 99, già 30 gol all'attivo, che alla posizione numero 3 sorprende Valerio Sampaolo andando a mettere questo pallone all'incrocio dei pali. Festa grande per il pareggio che permette a Siena di portare a casa un punto, e poi la giocata spettacolare di Adriano Di Maggio, solito funambolo, una virgola, una girella come si suol dire negli ambienti della pallamano, davvero spettacolare. Rivediamola ancora, riapprezziamola ulteriormente, che supera Garcia, portiere del Siena. Bene. Tanti giovani, dicevamo in precedenza, la domanda che poi precede l'intro alle Olimpiadi giovanili e alla partenza degli azzurrini. Tanti giovani, Pesci ne è un esempio, no? Sì, ci sono in Italia dal 98-97 molti ragazzi che giocano stabilmente in Serie A, sono titolari e anche nelle scuole più importanti. Da noi ce ne sono 4-5 di belle speranze, ma che stanno recitando un ruolo importante, come Tommaso Pesci a Siena o
Umberto Bronzo a Fasano, Angiolini lo stesso a Fasano, o altri, insomma, e sono veramente, questo fa ben sperare per il futuro, perché c'è tanta qualità in Italia, si sta lavorando bene, si è lavorato bene, si sta lavorando bene e i ragazzi stanno crescendo, questo è di buona... E crescere nel massimo campionato, a 14 squadre che sia ancora, un vantaggio. È ancora, ancora meglio, certo, un grande vantaggio. Per tutti. Anche perché siamo già partiti, no? Per la sfida siamo olimpica. Siamo partiti lunedì e dall'8 al 13, i giorni del torneo di beach handball, ci prepariamo ad affrontare poi Croazia, Argentina, Paraguay, Mauritius e la formazione del Portogallo. Queste le squadre che l'Italia di beach handball dovrà affrontare. L'Italia Under 18, direi subito di vedere e ascoltare insieme l'intervista a coach Vincenzo Malatino raccolta dalla nostra Sabrina Alessio e poi di parlare insieme di queste Olimpiadi giovanili. Beh, siamo arrivati finalmente alla partenza di un grande avvenimento che ci siamo conquistati dal Mondiale. Le Olimpiadi penso sia il più grande sogno di qualsiasi allenatore e di qualsiasi giocatore. Noi siamo qui, speriamo di portare buone notizie dall'Argentina e speriamo per tutto il movimento che sia un grosso risultato. E chiaramente si va in Argentina per essere protagonisti. Siamo stati protagonisti finora, quindi il nostro obiettivo principale è quello di una medaglia e cerchiamo ovviamente di essere all'altezza di questo grosso evento. Vediamo subito velocemente anche un'altra clip, quella di presentazione di queste Olimpiadi giovanili che abbiamo raccolto, dandovi alcune delle caratteristiche di questa manifestazione che giunge alla terza edizione, si svolgerà a Buenos Aires e che vedrà per la prima volta la cerimonia d'apertura di questa manifestazione, di questa Olimpiadi giovanili, si svolgerà non in uno stadio ma si svolgerà nelle vie di Buenos Aires. Un altro dato importante, per la prima volta inoltre sarà, per promuovere la parità dei generi, uno stesso numero di partecipanti, ragazzi e ragazze, alla manifestazione. Chiaramente l'obiettivo del beach handball per quanto riguarda l'Italia è quello di puntare ad una medaglia. Abbiamo ascoltato coach Malatino e per noi, come movimento, come FGH, come movimento della pallamano, è qualcosa di storico poter andare alle Olimpiadi. Speriamo, no? Speriamo. Bocca al lupo agli azzurri, incrociamo le dita, siamo tutti con i ragazzi di coach Malatino. Ci fermiamo, alcuni comunicati, spot commerciali e poi ritorniamo di nuovo in studio. Lo scorso anno le Next Gen ATP Finals hanno introdotto una rivoluzione nel tennis con nuove emozionanti regole, un'atmosfera elettrizzante e 8 storie di astri nascenti di interesse mondiale che proiettano il tennis oltre i propri confini. A novembre le Next Gen ATP Finals tornano con tante novità e nuovi protagonisti. Sarà uno spettacolo mai visto prima. Acquista oggi i tuoi biglietti su nextgenatpfinals.com. Il futuro è adesso. Turković per la Parisini, che è tutto solo sulla linea, non sbaglia Andrea Parisini. Torniamo in avvantaggio 5-4. Rompiamo il sortileggio e andiamo a segnare a rete di Dajan Turković. All'incrocio dei pali, è un cecchino, è un gol fantastico dell'Italia. Riparte sabato anche il massimo campionato femminile dopo la pausa azzurra. Italia, allenata da Neven Rupes, impegnata nella scorsa settimana, due amichevoli in Macedonia, due sconfitte ma insomma abbastanza discutibili dal punto di vista del risultato, nel senso che frutto anche di grossolani errori arbitrali, ma non contava il risultato. In Macedonia contava soprattutto ricevere buone indicazioni da un gruppo orfano nell'occasione di due delle giocatrici probabilmente più rappresentative, il portiere capitano Monica Pruster, di Annika Niederwieser. Monica Pruster che ritornerà a breve a vestire la maglia azzurra. Per Annika Niederwieser bisognerà attendere il prossimo anno. Dicevamo in precedenza, riparte sabato il massimo campionato, vediamo il servizio.
Messi da parte gli impegni della nazionale in campo nei giorni scorsi per preparare le qualificazioni ai mondiali 2019 di novembre, il prossimo fine settimana coinciderà con la ripresa del campionato di A1 femminile. In calendario c'è la terza giornata di regular season in una classifica tutta da fare, ma che ha già dato indicazioni interessanti nei primi 120 minuti. Il titolo di big match spetta senza dubbio alla sfida del Palapalumbo fra Salerno e Bressanone. È il primo vero banco di prova per le campionesse d'Italia troppo sul velluto contro Ferrara e Flavioni nei primi due successi stagionali e chiamate ora a duellare in casa contro una delle principali candidate nella lotta al tricolore. Il segnale che le altoatesine di Ubi Nessing hanno lanciato al campionato è stato chiaro già due sabati fa con la vittoria su Cassano Magnago. A Salerno, nel giorno del ritorno in terra campana di una ex illustre, Sandra Federspiller, sarà indubbiamente partita vera. Di sicurezza ha bisogno il Cassano Magnago del tecnico Matteo Bellotti, chiamato a cancellare la sconfitta proprio in casa di Bressanone nella gara interna contro Casalgrande, uscito vincitore, seppur a fatica, dall'ultima trasferta sul campo di Leno. In Veneto, intanto, animi e umori sono opposti. Positivi in casa Oderzo, meno per Dossobuono. Del resto, l'ultimo turno di campionato le ha viste opposte, con vittoria in rimonta delle ragazze allenate da Neven Andreasic, che hanno contro la neopromossa Leno l'opportunità di restare sulla scia che conduce alla vetta. Per le scaligere invece la reazione passa per il ritorno in casa, dove a far visita arriveranno le emiliane dell'Ariosto Ferrara. Ed allora, ancora focus sul movimento femminile. Giacinto, insomma, come hai inquadrato questa stagione? So che tu segui con attenzione anche il campionato femminile, oltre al tuo di competenza maschile. Sì, è un bel campionato, peccato... Qualcuno dice peccato, più equilibrato rispetto esatto, agli anni peccato, passati. Peccato che manca il Comersano. E penso che si sia un pochino livellato, un pochino, perché permettimi, il Salerno perdendo Monica e sappiamo il valore, con tutto il rispetto della Ferrari, Monica fa la differenza e le altre sono cresciute dal basso, sono e si sta, certo. Si sta vedendo anche lì una crescita di tutto il movimento femminile. Io la vedo non solo nella 1 ma anche nella 2, no, noi abbiamo una squadra in sì. A2 e il movimento anche dal basso sta venendo su bene. Peraltro nel Fondi milita una delle giocatrici più interessanti della nuova generazione, Ramona Mainolovic, già in orbita azzurra. Parlavamo prima di Nazionale Maggiore, Mainolovic che ha partecipato allo stage che ha preceduto la partenza per la Macedonia, questo è già un segnale importante, giovanissima, 16 anni, in A2, non in A1, è già nell'orbita azzurra. Sì, rientra in quel numero di ragazzi che stanno crescendo, non solo maschili ma anche femminile. Ho visto le finali non solo under 15 ma anche delle 17-19 femminili, dove ci sono diversi talenti. Questo fa bene nel movimento. Qualcuno milita in A1, tante in A2, anche per questo che il livello si sta alzando. Questo è un dato assolutamente interessante. Prossimo turno, Matteo, cosa ci propone? Subito con l'aiuto della grafica, anche se chiaramente la partita di cartello è quella tra Salerno e Bressanone, che è la sfida che metterà di fronte una delle candidate per arrivare fino in fondo alle campionesse d'Italia. Primo vero test per Salerno, perché non sono sicuramente Ferrara e Flavioni le squadre che hanno necessità di fare punti con Salerno, e quindi è il primo vero banco di prova. Poi Brescia, Flavioni, Dossobuono che affronta proprio l'Ariosto Ferrara, Oderzo invece va a caccia dei due punti contro la neopromossa Leno, Cassano Magnago, Casalgrande, con una classifica che al momento vede Salerno, Bressanone e Oderzo tutte a pari punti a quota 4. Bene, parlavamo di nazionale azzurra, nazionale femminile allenata da Neven Rupes, c'è però grande attesa, ne abbiamo già ampiamente parlato nello scorso numero di Animal Mania, per l'evento Italia-Ungheria in programma a Padova, alla Chione Arena di Padova il prossimo 27 ottobre. Matteo, già partita la preventa, giusto? Sì, questa è la notizia di questa settimana. Possiamo mostrare il nostro sito, il sito federale, per appunto informarvi che è partita la prevendita per accedere per l'ingresso alla Chione Arena del prossimo 27 ottobre, con una doppia possibilità, biglietto singolo o la possibilità per favorire tra l'altro le squadre, i club della pallamano italiana, di comprare blocchi da 20 biglietti ciascuno. Per tutti una novità grazie a una partnership con il Comune di Padova, la possibilità fino al 25 dicembre prossimo di accedere ad alcuni dei più importanti musei di Padova, un po' di cultura a fianco allo sport. Insomma, binomio vincente, non è un caso che lo sport sia comunque in questo momento uno dei principali attrattori turistici, e coniugare lo sport alla cultura e al turismo credo che sia
una intuizione vincente. È un'intuizione importante, speriamo sia anche vincente, quella della federazione, del comitato organizzatore, soprattutto della delegazione veneta della FIGH, di giocare alla Chioni Arena, 4.000 spettatori, è una sfida, di stabilire, evento unico per il nostro movimento, anche un biglietto d'ingresso. È importante anche in questo caso alzare l'asticella, Giacinto? Assolutamente, bisogna alzarla in questo momento, bisogna puntare in alto. E le qualità ci sono, non solo a livello sportivo ma anche organizzativo, si sta venendo su bene. Questo evento, seppur l'Ungheria è una squadra di livello assoluto, noi andremo lì con le migliori forze, sperando di giocarcela bene. Noi siamo un team che sta crescendo, Riccardo sta facendo un ottimo lavoro, si sono visti i risultati, ma non solo i risultati ma anche le prestazioni delle ultime partite. Spero che a Padova ci sia, se non il tutto esaurito, ma che 4.000 posti vengano insomma riempiti per la maggior parte. Ecco, sarebbe bello proprio se l'Italia della palla a mano quel giorno insomma raggiungesse Padova per sostenere gli azzurri. L'Ungheria è un top club, è vero? Però qualche problema, mi pare, Matteo lo stia accusando. Qualcosa ha scosso la palla a mano ungherese in queste ore, e vediamolo insieme, perché Ljubomir Vranjes, allenatore del Veszprém, che è qualcosa di più di un club in Ungheria, perché di fatto è la nazionale ungherese, è la squadra che rappresenta la nazionale ungherese, è stato esonerato e la federazione ungherese, dopo la notizia del Veszprém, ha diramato un comunicato stampa nel quale ha spiegato appunto che ci sarà un vertice, ci sarà un meeting con i vertici della pallamano ungherese, della federazione ungherese, per decidere il futuro anche in nazionale di Ljubomir Vranjes. Ecco perché il Veszprém non è solamente un club in Ungheria. E qualcosa se non va bene al Veszprém non può andare bene neanche alla nazionale ungherese. Questo è il messaggio che si lascia passare. Evidentemente temono la sfida del programma a Padova e quindi devono arrivarci con cognizione di causa. Siamo una bella realtà, stiamo diventando una bella realtà, insomma non siamo più la cenerentola della pallamano continentale, questo credo che sia chiaro un po' a tutti. Ci attende intanto, Matteo, un fine settimana ancora una volta molto ricco. Il solito fine settimana ricco. Diventata ormai una costante. A questo punto è diventata una costante. Grafica per fare il punto. Il weekend ci propone un ricco palinsesto di 10 partite, tutte attraverso diretta handball, visibili su Pallamano TV in live streaming, e poi il match of the week tra Colonia e Cassano Magnago su Sport Italia, questa volta eccezionalmente con collegamento alle 20 e fischio d'inizio alle 20:15. Insomma, giusta dimensione per il derby lombardo, anche il fatto di giocare di sera permetterà insomma a tanti telespettatori ma anche a tanti spettatori di poter raggiungere l'impianto di Cologno. Una bella scorpacciata di pallamano finalmente dai, ne parlavamo negli anni scorsi, sembrava un risultato irraggiungibile, sì, una chimera, sembrava utopia, per fortuna c'è, soprattutto per noi allenatori, avere a disposizione quasi real time, perché giochiamo in quel lasso di tempo, però avere real time le ma partite. Qualcuno in panchina porta anche il tablet così in tempo reale? Prima e dopo sicuramente. Non si potrebbe, ma insomma mi segnalano che qualche tablet compare in panchina durante le partite in contemporanea. Vabbè, facciamo finta di nulla, soprattutto i nostri amici arbitri. Grazie. Grazie a voi. Giacinto, grazie Matteo. Grazie. In partenza per l'Argentina? No? No, mi trasferisco a Cologna la fine settimana. Va bene, grazie a tutti voi, grazie alla nostra preziosissima, spesso lo dimentichiamo, Sabrina Alessio, che è in redazione al coordinamento. L'appuntamento con Handball Mania è per la prossima settimana, sempre Sport Italia, sempre al solito orario. Non mi resta che augurarvi buon fine settimana, soprattutto buona pallamano a tutti. Arrivederci. All'incrocio dei pali, un gol pazzesco.